Nasce da una considerazione scientifica, ovvero il fatto che è noto che situazioni di questo tipo producono degli esiti psicologici negativi anche a lungo termine. Sostegno e un ascolto relativo a una serie di aspetti più o meno legati alla situazione pandemica, che riguardano tutti quelli che sono gli impatti che questa situazione ha sul benessere o il malessere psicologico delle persone. La mobilità delle persone è limitata e dunque anche l'accesso alle possibilità di cura, di ascolto dei professionisti psicologi è limitato. Da qui l'idea di costruire un'app. Ci sono persone invece che fanno molta fatica ad adattarsi a un nuovo funzionamento esterno o interno. È chiaro che se poi mettiamo delle interferenze, come possono essere la malattia, proprio quindi il Covid-19, quindi la malattia in sé, piuttosto che la perdita di qualcuno di caro, la perdita del lavoro, la perdita di situazioni, no? Diciamo conosciute, è chiaro che tutto questo provoca interferenza. Questo scambio comunque assolutamente è sì una, come dire, valvola di sfogo in un momento del genere, perché hai la possibilità e l'opportunità di parlare con qualcuno che è sia nel settore, perché appunto la figura dello psicoterapeuta, e poi anche con persone che anche se non si conoscono, in quel gruppo, nei gruppi ho notato proprio che si forma da subito un senso di appartenenza, perché stiamo vivendo tutti più o meno le stesse situazioni. Siamo tutti lì per aiutarci a vicenda. Ecco, questo spirito di gruppo l'ho trovato molto forte in tutti gli incontri che ho fatto. L'altro aspetto centrale nel quale anche abbiamo molto riscontro da parte degli utenti è quello delle difficoltà lavorative, sia delle difficoltà economiche che la crisi che stiamo vivendo implica, ma anche proprio le difficoltà o comunque le questioni legate a una nuova organizzazione o una riorganizzazione delle modalità di lavoro, dallo smart working alla flessibilità, eccetera. Quando poi inizi a vedere che si va di 15 giorni in 15 giorni e non vedi mai la fine, il fatto oltretutto di rimanere sempre in casa, di non fare attività fisica, di non poter uscire, quindi di non stancarti, l'insonnia è la prima cosa. In parte questo tipo di reazioni sono simili o paragonabili a quelle che si possono osservare in altre situazioni, diciamo, di stress generalizzato. A differenza di una calamità o di un attacco terroristico che hanno una natura puntiforme, in questo caso noi ci troviamo di fronte a una situazione che è in continua evoluzione e rispetto alla quale, anche con tutta la conoscenza scientifica della quale disponiamo, non siamo in grado di fare delle previsioni così accurate. Questo è il motivo per cui le reazioni ansiose, ad esempio, sono particolarmente rilevanti. Lo stare in pigiama tutto il giorno va bene, no? Però poi dopo forse abbiamo la necessità, no? di mettere della routine, no? Di alzarsi, di vestirsi, di fare delle piccole cose anche per noi stessi, provare a non rimanere isolati, provare a sentire, a telefonare, ad avere scambi con le altre persone e magari cercare anche quel piccolo passatempo che avevamo messo da parte, no? Che in qualche modo può aiutarci. Ci vorrà comunque tempo per riuscire a digerire tutto quello che è stato. Quindi non so, ci sarà sicuramente una voglia di lasciarsi tutto alle spalle. Però io credo che ci saranno dei postumi.